Il Lanciano chiude con un pari tra le mura amiche il campionato di promozione, appuntamento al prossimo anno in eccellenza. Finisce 1-1 tra Frentani e Gialloverdi di Fabio Sanguedolce, una gara tutto sommato ininfluente per un Lanciano incerottato. Out Verna, Sardella, Petrone, La Selva e anche Cianci last minute in fase di riscaldamento. Insomma, mezza squadra non è a disposizione di mister Alessandro Del Grosso. I rossoneri dunque sono costretti all'ultimo istante anche a cambiare modulo e passare al 4-3-1-2. Cianci non ce la fa proprio last minute, ecco pronto Zela che va a posizionarsi nel vertice basso del triangolo di metà campo completato da De Santis e Quintigliani. Daniele avvantaggiato nel ruolo di regista ad imbeccare gli avanti di Gennaro e del bello Mattia, Di Vincenzo a presidio dei pali. L'ortona di Sanguedolce viene a giocare a Lanciano senza particolari pressioni. Fischia d'Alessandro Di Vasto la prima frazione. Cronaca, secondo minuto, prima occasione frentana con il capitano Francesco Di Gennaro che trova gli spazi giusti in area di rigore, ma il tracciante diagonale si spegne di poco al lato. 17esimo, prima Di Gennaro chiama in causa l'estremo difensore ospite. Dagli sviluppi del corner il Lanciano non è fortunato nella concretizzazione. A rete minuto 19 si vede l'ortona con una conclusione a volo da calcio d'angolo che sorvola la trasversale difesa da Mattia. Di Vincenzo al 26esimo ci prova Daniele avvantaggiato da calcio di punizione, ma la conclusione è centrale. Sul finire di prima frazione il Lanciano passa. Minuto 45, Daniele avvantaggiato servito al bacio disegna un pallonetto che vale il vantaggio per i frentani. La ripresa alla prima parte dei secondi 45 minuti scorre senza particolari fiammate. L'ortona in ogni caso è caparbia e trova il gol dell'1-1, quello che al 90esimo sarà il risultato definitivo. Al 30esimo con Gian Cristofaro ancora l'ortona chiama alle deviazioni Mattia Di Vincenzo in due circostanze, sempre al minuto 33 con l'estremo di casa che sfodera due belli interventi. Schemi e tattiche saltano da ambo le parti, altra occasionissima sempre per Malvone al 38esimo che trova la corsia giusta ma incrocia di un tantino in più per far spegnere la sfera sul fondo. Sul finale l'ortona ha la palla del vantaggio al minuto 45 ma non va. Di Gennaro in pieno recupero segna un gol bellissimo a volo, ma il direttore di gara aveva fischiato. Per il Lanciano dunque appuntamento al Guido Biondi in eccellenza per la prima sfida del prossimo campionato.